Players, benvenuti all'interno di questo ripercorrere la storia dei campionati italiani di poker, perché oggi io e Leonardo Tomei, eccoci. Ciao, ciao Vittoria. Siamo prontissimi qui nella Poker Room del Perla Resort a Nova Gorica per appunto raccontarvi questi anni meravigliosi di poker e chiaramente dare anche spazio a chi si è portato a casa questo titolo veramente molto importante. Sì Vittorio, ci sono state 11 edizioni dei campionati italiani e quindi anche del main event, 11 edizioni con 11 vincitori e naturalmente con 11 storie da raccontare. Naturalmente sono presenti tutti gli 11 vincitori nelle gigantografie di questa splendida Poker Room, e allora andiamo a conoscere i vincitori e gli aneddoti soprattutto. Tutto è iniziato dall'anno zero, chiaramente. A portare a casa il titolo di campione italiano è stato Flavio Favilli. Allora Leonardo, che cosa ci puoi raccontare? Ti ricordi? Non ero presente, ma sì, ho studiato la storia. Flavio Favilli vince il primo main event dei campionati italiani di poker, dove appunto è iniziato tutto, con un secondo posto di Alessandro Cermino, che non ha bisogno di presentazioni. Nell'anno zero era all'inizio del suo poker internazionale, poi è diventato quello che tutti conosciamo. Nel 2011 vince i campionati italiani di poker Cristiano Guerra, soprannominato Crisbus, grandissimo giocatore romano online. Si è portato a casa il appunto main event di questo fantastico 2011. Indovinate chi è arrivato terzo? Un giovanissimo Dario San Martino, lo riconoscete? Proseguiamo con il 2012, dove vediamo essere premiato Stefano Bertoldi. Stefano Bertoldi, anch'egli grande vincitore, ottimo giocatore di poker, è arrivato in EZAP con uno scandinavo, con Raikkonen, un giocatore che è venuto appunto dalla Scandinavia per giocare i campionati italiani di poker. Nel 2013 i campionati italiani si sono spostati al casino di San Vincent e a vincere è stato Daniele Sottile in EZAP con Filippo Etna. Tutto giusto Vittoria, nel 2014 stessa location, ma a vincere è stato un nome veramente altisonante, Salvatore Bonavena, che da Mister EPT da quel giorno è diventato il signor Isop, e Zap insieme a Marcello Miniucchi. Nel 2015 i campionati italiani tornano al Perla Resort di Nova Gorica, dove sono nate le Isop. A laurearsi campione italiano del main event è David Bravin, il miglior giocatore di sempre dell'Italian Poker Team a Las Vegas. Nell'anno successivo vediamo salire sul primo gradino del podio Alessandro Meoni. Un podio incredibile, Alessandro Meoni in prima piazza, Andrea Iocco secondo e Marcello Miniucchi in terza posizione. A vincere il bracciale del main event del campionato italiano 2017 e Nicola Benedetto. Amaro in bocca per Gabriele Lepori, che si ferma solamente nel gradino più basso del podio. E l'anno 2018 a laurearsi campione italiano del main event è Roberto Riggio. Nel 2019 invece il protagonista assoluto è Fausto Tantillo. Sì, vincitore del main event Fausto Tantillo, i sogni di gloria di Claudio Di Giacomo di diventare campione italiano si infrangono in terza posizione. Nel 2020 i campionati italiani si sono dovuti prendere una pausa forzata a causa una pandemia mondiale, ma nel 2021 sono tornati in grande spolvero con vincitore del main event, un giocatore conosciutissimo qui e nella famiglia Isop, ovvero Romano Cavaioli. Tavolo finale caratterizzato da un grande Alessio Isaia e dall'australiano Adam Carman. Ecco perché vi diciamo sempre: vuoi scrivere il tuo nome nella storia del poker? Perché qui si fa la storia.